qua sta per arrivare il salto. Eccolo qua, andiamo a ispezionare. Buongiorno ragazzi, giro appena finito, siamo nel posto tattico all'inizio della chiesetta 2. Oggi la cronaca di un nuovo salto sbloccato. Oggi abbiamo fatto di nuovo l'ennesimo touch and go alla chiesetta 1 e c'era questo saltino che non avevo mai tirato, mi dava sempre un po' di noia trovarmelo lì di fronte nel tracciato. Da un po' di tempo finalmente l'ho sbloccato e vi riporto questa esperienza, insomma, per condividerla insieme a voi. Allora, prima di passare alla cronaca del salto, quindi guardandolo un po' da varie angolature dal casco e anche dall'esterno, ricordatevi di iscrivervi al canale. Molti di voi guardano i video senza essere iscritti al canale. Se vi iscrivete mi fate un gran favore, mi date una gran mano a far crescere il canale, che adesso da un po' di tempo sta parte sta tornando di nuovo a macinare in occasione dei 1000 iscritti, che è un po' il punto più difficile da sbloccare per chi apre canale YouTube, arrivare da 0 a 1000. Comunque vi dicevo, in occasione dei 1000 iscritti vi porterò un video davvero speciale qua sul freeride a Torino. Iscrivetevi, attivate la campanellina così ricevete le notifiche e tanto è gratis, e così vi riporto, poi rimanete sempre aggiornati sulla mia MTB experience in collina e non solo. Andiamo direttamente nel sentiero a fare qualche saltino prima di arrivare poi al saltino sbloccato. Allora, Ikea e via. Preso un po' storpino questo. Facciamoci il saltino di cortesia, però adesso torniamo indietro a prendere la traiettoria di sinistra. Ok, dovevo deviare subito di qua, solo che appunto ho voluto fare il saltino di cortesia. Sono preso male questo. Allora, qua sta per arrivare il salto. Eccolo qua, andiamo a ispezionare. Allora, eccolo qua il saltino, diamogli un'ispezione. Qua gli hanno messo sta pedana in mezzo perché qualcuno dava un po' noia il gap in mezzo. Comunque si arriva abbastanza slanciati da qua, avete visto come l'ho appena preso. Da qua si arriva, cioè, come dire, qua non so se si vede ma c'è una bella conca e da qua spara in su e boom, l'ho preso addirittura un po' lungo. Adesso vediamo dall'esterno come viene. Non è tra i più cattivi, però mi dava trovarmelo davanti ad un certo punto del percorso, mi dava una certa noia. Adesso l'abbiamo sbloccato abbastanza. Diciamo che se ho sbloccato questo potrei tirarne altri che ancora non ho sbloccato. Vabbè, ma questo ne lo vedremo più avanti. Ok, GoPro piazzata, andiamo a vedere come viene da questa angolazione, sperando che la GoPro non ci abbandoni. Prima ha già dato segnale di errore. Andiamo e... qua sta per arrivare il salto. Eccolo qua.